Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda giornata del Nitro International Festival. Come state? Aspettiamo un attimo che si collechi qualcuno. Nel frattempo mi trovo la diretta su Facebook così posso rispondere alle vostre domande e commenti. Vi ricordo che è aperta in questo momento una lotteria per vincere dei fantastici premi Micron e in più il l'angioletto che realizzeremo insieme quest'oggi. Per partecipare è molto semplice, basta condividere la diretta e commentare con Natale in rosa. Una volta commentato, il mio team vi assegnerà un numero. Il gioco è aperto fino all'8 dicembre, la giornata nel quale ci sarà poi l'estrazione finale. Molto importante commentare la diretta originale, non le condivisioni, altrimenti sarà impossibile rintracciarvi. Vediamo se c'è qualcuno. Siamo in diretta. Ciao Lorenza, ciao Michela, buongiorno. Beh, dato che il tempo è tiranno e le cose da fare sono molte, direi di iniziare subito a realizzarlo. Vieni di qua. Partiamo subito con la realizzazione della nostra nuvoletta. Questo lo metto da parte. Per la nuvoletta abbiamo bisogno di un polisterolo 20 cm per 2,5. 20 cm per 2,5 al quale ho arrotondato i bordi per darmi maggiore sofficienza e rotondità. Prendiamo la pasta Micron, quella classica, e inizio. Ciao Monia, ciao Luisa, ciao Fabiola, ciao Paola. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, inizio nel fare delle palline di varie dimensioni. Questo è un lavoro che è molto semplice da realizzare, che volendo potrete realizzare anche con i vostri bambini. Allora, facciamoci delle palline casuali e con la colla le andiamo ad attaccare qua e là sul nostro piano. Con il palmo le andiamo a schiacciare. Volendo, dobbiamo tener conto dove andrà il nostro angioletto. Quindi prendiamo il nostro cono di polisterolo e lo posizioniamo più o meno al centro. Ovviamente sotto non ci dovrà essere nulla. Se volete aggiungere la candelina, fate lo stesso ragionamento per come l'angelo. Vado. Siamo in diretta. Così molto. Come più vi piace. Non riesco a leggervi più. Andate, mettiamo la pallina e schiacciamo. Così. Ciao Emanuela, grazie. Questo non è un lavoro di precisione, quindi
molto soggettiva. Uso la porcellana classica perché una volta asciutta, non so, vi faccio vedere questo già pronto, è molto liscia e diventa un po' giallognola. Quindi per una nuvola è perfetta, diciamo. Vi ricordo che i prodotti Nikron li potete acquistare da Imaiara Pascal, oppure da io, il mio fornitore di fiducia, Simiele Cake Design. C'è un sito che spedisce in tutta Italia. Ciao Lucia! Ciao Isabella, buongiorno! Adesso è un lavoro un po' più lungo da realizzare. Una volta attaccate le nostre palline, lo mettiamo da parte, prendiamo sempre la porcellana classica e ciao Maria, ciao Marianna, buongiorno dalle Marche, grazie. Allora, nella lava del bastare, molto importante il bastiamo, si scioglie meglio. Buongiorno Sofia. Io metto un po' di amido sulla superficie, siccome non ho un piano di acciaio, uso dell'amido per isolare e non farla attaccare. Ciao Letizia, come stai? E inizio a stendere. Ciao Antonella, grazie. Pensando a Natale, la prima cosa che ci viene in mente sono gli angioletti, quindi perché non farne uno per il Nikron Festival? Ciao Michele. Buongiorno Manuela, sempre agitato, è bello tra le donne, dai che sei grande. Ciao Robby, grazie, l'agitazione fa parte del mio carattere, quindi non c'è da meravigliarsi. Ciao zio. Allora, stendiamo la nostra pasta. Più veloce. Okay.
Ciao Lorena. No, la stessa, prendiamo la nostra base di colesterolo e andiamo a metterci della colla dappertutto. E ci andiamo a sovrapporre il nostro pezzo di pasta che abbiamo steso. Questo caso è un po' più piccolino, però vabbè, lo facciamo andare bene lo stesso. E con le dita andiamo semplicemente ad accompagnare la pasta sulle nostre bolle. Vi ricordo che con questa diretta e con le altre delle mie colleghe potrete vincere tantissimi premi Nitron. In più il mio angioletto che stiamo realizzando insieme. Basta condividere la diretta e commentare con Natale in rosa. Commentando con Natale in rosa, il mio team vi assegnerà un numero. Il gioco è aperto fino all'8 dicembre, nel giorno in cui ci sarà l'estrazione finale. Molto importante, commentate la diretta originale. Raccomando, no le condivisioni, sennò sarà impossibile rintracciarvi. Una volta fatto questo, vado a tagliare tutti i bordi intorno. E vado ad arrotondare. E ora questo qua dovrebbe asciugare per una giornata, farlo indurire un po'. Farlo indurire, io ovviamente già ce l'ho pronto, mettiamo un po' in ordine. Ciao Anna Rita! Allora, una volta asciutto, come vi ho detto, non resta bianco. Se a voi non piace questo giallo, potete usare o la Nitron Soft, oppure potete dipingerla semplicemente con dei colori acrilici bianco. Okay. Ora, mettiamo un po' da parte. Passiamo subito alla realizzazione del busto. Passiamo dal sopra verso il basso. Per il busto ci servono 40 g di pasta classica color carne. Io già ce l'ho pesata per motivi di tempo. La vado ad ammorbidire. Ciao Luciana, ciao Maria Teresa, Carmen un buongiorno, Carmen la diretta resta su questo profilo, resterà registrata per sempre, quindi se ti sei persa qualche passaggio lo puoi recuperare subito dopo. Ciao Manuela, grazie. Allora, da questa pallina di 40 grammi colorata color carne mi vado a creare una pallina senza pieghe. Deve essere molto liscia. Con una mano soffermo e l'altra gira, così si chiudono le pieghe.
Ciao Monica. Buongiorno Eugenia. Ciao Gabriella. Ok. Vado a crearmi da questa pallina un cilindro. Mettiti più sopra. Ok. Da questo cilindro vado a schiacciare con il palmo della mano una parte. Così. Dovremmo avere questo. Con l'indice e il pollice vado a stringere e mi vado a far uscire il collo. Una volta fatto il collo, vado a schiacciare di nuovo per riprendere la forma e con l'indice e il pollice vado a schiacciare sopra. E la stessa cosa facciamo dall'altra parte. Mi aggiusto un po'. Vado ad allucarmi, ad assottigliarmi la parte sottostante. Mi ammorbidisco i tratti che ho fatto. E un po' più sopra della metà con l'indice vado a crearmi un icaro. Vado a schiacciare un po' quello che sarà la nostra pancia e dietro vado a sfilarmi così la schiena. Siccome un angelo non voglio fargli il seno prorompente e non servirà nemmeno. Buongiorno Rachele, ciao Rita, grazie. La pallina è di 40 grammi. Vado a tirarmi dentro la pancia e vado a stringere sul retro, così. Se vogliamo fare il seno, basterà dividere a metà ed arrotondare. Questo qua è il nostro busto, poi ovviamente se lo volete fare più grande o più piccolo, il procedimento è sempre lo stesso. Adesso, molto importante quando è morbida la pasta, vado ad inserire uno stecchino nel collo, molto delicatamente, e vado a riprendermi le forme che si saranno un po' perse. E lo facciamo asciugare così. Facciamo asciugare così, altrimenti la pasta si indurisce e non possiamo più inserire il sostegno. Il colore della pasta, quando andate a colorare la pasta, ricordate che cambia di 2 o 3 tonalità. Quindi la pasta morbida deve essere sempre più chiara. Io già ce l'ho asciutto e si ristringe un po'. Guardate, questa è la stessa tonalità di pasta. Questo è l'asciutto e questo è il morbido. Ora, no, vado veloce perché il tempo è pochissimo. Lo metto ad asciugare. Questo lo mettiamo da parte. Adesso passiamo alla testa. La nostra testolina deve essere di 20 grammi, sempre della pasta del corpo, sempre la stessa tipologia. Ciao Anna, grazie. Sempre lo stesso procedimento, facciamo una pallina, solo che in questo caso mi vado a inserire. Io ho queste sfere di polistirolo che sono 2 cm di diametro. L'ho tagliata a metà, così, e vado a mettere un po' di colla sul dentro.
e mi vado a riperforare la pallina della testa. Me la tiro un po' sopra. E mi vado a creare subito il mento, vado nella parte bassa, vado a pizzicare e vado a stringere sopra. Vado. Me la metto un po' davanti se non viene storta. E dobbiamo crearci una forma di questo tipo, che questa sarà la testa e davanti avremo il viso. Ora con un pennello vado a dividere più o meno alla metà. Divido metà viso e mi vado a lisciare i segni che ho fatto sulle guance. Poi, sempre con il pennello, vado verticalmente e mi divido il viso in tre parti, le due parti delle guance e le parti del naso e della bocca. Vado sempre ad ammorbidire i segni che ho fatto e con il pennello in silicone vado piano piano ad alzarmi il nasino. Molto importante quando fate i visi, guardate sempre il profilo. In questo caso l'ho appena iniziato, bisogna aggiustarlo un po'. Vado a pizzicare il nasino . Non voglio fargli un nasino pronunciato, quindi. Antonella, non è come sembra, se ti mostro tutto il tavolo da lavoro c'è un macello per qua, non ti preoccupare, non sei l'unica. È solo per bellezza tutto questo ordine, no? Non esiste in realtà. Una volta fatto, abbozzato il nasino, vado a creare le narici. E giù. Vado a gestarmi l'osso. Poi vado a disegnare la narice, giro intorno e vado dentro. Si vede? Vado a ammorbidire i bordi che ho creato e vado a fare l'arcata superiore. Vado a tirare un po' indietro il viso, così mi faccio uscire le guance. Ora passiamo alla bocca. Vado a farmi
di sotto del naso, due puntini, e sarà l'inizio e la fine della bocca. Vado a tagliare con una lama molto sottile e sono andato un po' storto, però ce l'aggiusteremo. E vado al centro e alzo delicatamente il labbro superiore. Alzo. Vado a massaggiarmelo con il dito e molto delicatamente esce solo nel labbro superiore. Ora poi ce lo aggiusteremo dopo. Vado già a tirarmi il sorriso. E adesso passiamo al labbro. Ciao Milena, ciao Robby, grazie. Ciao Nazario. Ora per il labbro sottostante vado semplicemente a fare dall'interno obliquamente, 1, 2 e poi dritto al centro verso il basso. E vado ad ammorbidirmi il mento. Purtroppo non ce l'ho dritto, è venuto un po' storto. Più buchiamo, più sorrido. Ovviamente questo non è un viso realistico, quindi ci va bene tutto, diciamo. Andate, vado a schiacciare un po' le guanciotte e le tiro indietro. Ora da fare il segnetto che abbiamo qui al centro. Lo fai sembrare facilissimo, ma è facilissimo, fidati. Provaci e inviami la foto. Ciao Nicoletta, grazie. So, piacere mio di conoscerti. Vado a prendermi parte sottostante. Vado così. Adesso, per fare la bocca, mi sono un po' schiacciato la parte degli occhi, quindi vado ad premere un po' e ad allargarmi. Vado. Questo però me lo metto centrale, sennò vengono gli occhietti storti. Carmen, tanta pratica, ci riuscirai. Allora, per gli occhietti vado all'altezza della narice, mi vado a creare un primo buchino. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, poi sempre dritto, più o meno un po' dopo il puntino della bocca. Vado a crearmi l'altro, spero che siano uguali. Vado a tagliare l'occhietto. Così. Ora, così andrebbe bene già. Però se vogliamo aggiungere un tocco in più, siccome un cartoon non serve, però farlo non basta. Allora mi vado a disegnare
la palpebra sopra, semplicemente una mezza nuvola, così, da una parte, così, dall'altra. L'importante devono essere uguali, però, questo momento ovviamente. E diciamo che il nostro visino è finito. Qui dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per il corpo. Andiamo a crearci un buchino dietro, lo aggiustiamo un po', e lo lasciamo asciugare. Io ne ho fatto già un altro asciutto, troppo per motivi di tempo, questo è stato fatto di corsa, però ce lo facciamo andare bene. Vedete come ristringe la pasta una volta asciutta? Questa è la stessa quantità, quindi fate attenzione con le misurazioni. Adesso passiamo, questi qua li lasciamo asciugare qua. Allora, dato che vi siete connessi in tanti ancora, vi ricordo sempre la lotteria in corso, cioè condividendo la diretta e commentando con Natale in Rosa, il mio team vi assegnerà un numero dove potrete partecipare all'estrazione finale l'8 dicembre dell'angioletto che realizzeremo insieme quest'oggi, e dei fantastici premi omaggiati da Niron. Ciao Alba, grazie, è la prima volta che mi cimento in queste dirette. Non so se si vede un po' la mia emozione, però perdonatemi. Adesso riprendiamo la nostra nuvola, che nel frattempo si è asciutta. Vado, metto degli stecchini qui sotto. Bisogna commentare con Natale in Rosa. E mi vado ad impizzare il cono. Il cono di polistirolo io ho tagliato 2 cm di punta. Una volta impizzato mi vado a mettere il mio busto già asciutto sopra, metto un bottecchino di colla. E passiamo alla parte del vestito. Per il vestito io parto sempre dal basso verso l'alto, cioè sempre dall'interno verso l'esterno, così posso dare più dettagli alla mia opera senza imbracciare qualcuno. Allora, questa qui è pasta Niron Soft. La prendo, l'apro, l'ho tolta dal pacchettino, così è più comodo prenderla. Non so se avete visto, stanno arrivando le nuove confezioni. Sono delle buste un po' più larghe e più comode, soprattutto per far uscire il prodotto. Questa un po' sporca. Andiamo. Vado ad imbastarla. Ciao Robby, ciao Cristina. Grazie Mayara. Allora, sporco il piano di lavoro con l'amido di mais, potete usare anche la maizena, quello che volete. E
e creo un cilindro, lo schiaccio e lo vado a stendere. Ciao Lucia, buongiorno. Grazie Carmen. La vado a stendere molto sottile, dato che deve essere un vessuto. No, non la voglio troppo grande. Grazie Letizia. Da come sto vedendo i commenti, l'emozione si fa sentire, si percepisce. Allora, un altro fatto, questo, diamo più o meno la stessa doppiezza, mi vado a tagliare i bordi. Questa operazione è molto... non bisogna avere precisione, tanto poi verrà coperto. Faccio il mio quadratino di pasta. Vediamo se l'altezza ci troviamo, sì. L'eccesso. Sì, è vero Robby, se non c'è emozione non c'è amore, arte, non c'è niente. Allora, una volta fatto il nostro quadratino, prendo un po' di amido, lo metto sopra, sotto. E semplicemente con uno stuzzicadenti, quelli grandi, vado a sfilarmi la pasta. La sfilo, la sottiglio, un po' spezzato. Guardate. Ma da creare un riccio, la pasta, quando la pasta è buona fa tutto da solo, no? Guardate. Molto importante, non fatelo attaccare come ho fatto io, qui all'inizio che si è strappata. Vado a tagliarmi l'eccesso, è uscito qui, e prendo il cono di polisterolo, e vado a mettere la... da mettere un po' di palla sul piano. Solo da un lato ci serve ora. E mi vado ad attaccare il mio vestito. Faccio aderire. E
Vado a tagliarmi l'eccesso. Non vi preoccupate se rimane fuori un pezzo, perché tanto poi verrà tutto coperto. Fa aderire bene, bene. Sì. Vado a tagliarmi l'eccesso sul busto. E diamo movimento al nostro orlo come più ci piace. Sì. Ora lo mettiamo da parte questo, prendiamo di nuovo sempre la porcellana sotto. Dobbiamo velocizzare un po', se no non faremo mai in tempo, quindi. Allora, prendo un altro pezzo e vado molto più veloce, perché se no non farei in tempo a farvi vedere tutto e mi dispiace, sinceramente. Stendo di nuovo il mio pezzo di vinile in soffitto. Molto più veloce, quindi. Vado a tagliarmi sempre il mio quadratino. Sto un po' più dosso. E semplicemente vado a rifinirmelo di nuovo. E vado a piegarmelo come fosse un tessuto, guardate, molto morbido. Adesso, una volta ottenuto questo, lo vado ad aprire. E lo schiaccio nella parte
da una delle parti. Una volta faccio questo, riprendo. Questo qua dovrebbe asciugare un po' così, però siccome non abbiamo tempo lo mettiamo lo stesso e mettiamo dei supporti. Prendo la palla e la vado a mettere sull'altra metà del vestito, quella che è rimasta scoperta. Ovviamente queste sono scelte, potete fare pure il vestito come la prima tecnica, come la seconda, come volete in realtà. Prendo il mio orlo e l'incirca metà del vestito lo vado a schiacciare così. Guarda, schiacciare. E se questo fosse stato un po' più asciutto, sarebbe rimasto già dritto. E mi vado dall'arte, possiamo mettere dei sostegni qui all'interno. Vado a tagliare sempre sul busto l'eccesso. Ora questo qua, se avete più tempo aggiustatelo un po' meglio. Più movimento gli date, più verrà bene. Ora passiamo al toppottino. Vi ricordo sempre che potete partecipare alla lotteria condividendo e commentando questa diretta con Natale in rosa. L'estrazione dei premi verrà fatta l'8 dicembre e l'8 dicembre vinceremo dei fantastici premi Nikron e l'angioletto che realizzeremo quest'oggi insieme. Ora prendiamo la pasta rosa. Prendiamo un pezzetto. Per il cappottino. Ciao Carmen. Ti sto vedendo in TV. Allora, per il cappottino io mi sono preparato una sagoma, poi questa qui ve la lascio in un post su Facebook con tutte le misure. Oppure possiamo farlo anche a mano, tanto come avete visto non è un lavoro di precisione, molto a gusto. Se lo vogliamo più grande, più piccolo, lo possiamo realizzare sempre. Ora vado a stendermi la mia pasta. Sempre in modo molto sottile. Mi sa che è un po' poca. Facciamo andare in bagno lo stesso.
ci vada, ce ne vorrebbe un altro po', però. Sì, più o meno ci siamo. E vado a posizionarmi la sagoma e vado a tagliarmela intorno. Anche in questo caso non badate tanto ai lati, tanto poi verrà ricoperto con la pellicetta, quindi non si vedranno nemmeno. Questo è il mio metodo, coprire tutto e non essere precisi. Una volta tagliato la mia sagoma, vado a mettere, anzi no, prima il bustino, siamo dimenticati del bustino. Per il bustino vale sempre la stessa regola che stiamo usando, tutto molto più delicato. Delicato e impreciso. Facciamo un quadratino e lo vado ad attaccare. Andiamo a coprire questo angioletto. Sì. E tagliamo l'eccesso. Una volta fatto questo, prima di mettere il coppottino, riprendiamo la soft bianca e andiamo a mettere un giro di pelliccia. Per la pelliccia basta un semplice rotolino di pasta e lo vado ad schiacciare. Lasciamo libere dove le maniche, dove andranno le braccia, e con uno stuzzicadenti andiamo a bucherellare sopra. Più buchetti facciamo, possiamo anche strapparla come volete, più verrà realistica. Guardate, si vede da là. Più ne facciamo meglio, ovviamente poi con un po' più di tempo ci mettiamo un po' più di accortezza. Ora riprendiamo il nostro cappottino e mettiamo la colla sul vestito che dovrebbe essere asciutto, però noi in questo caso non l'abbiamo asciutto, quindi sarà un po' più difficile. E lo andiamo semplicemente dal busto, così, poi la lunghezza che ci piace di più, lo andiamo
a stringere sul davanti. E come più ci piace lo andiamo a dare movimento. Questo è duro, quindi andiamo ad allargare. E lo facciamo adagiare sul fondo. Questo ovviamente più ci vuole un po' più di tempo, più movimento gli date, più diciamo è bello. Quindi allora, poi andiamoci a tagliare, come tempo pochissimo inizia a scarseggiare, ci andiamo a tagliare le spalle. Qui usiamo sempre la stessa regola, non avere regole e tanto verrà poi coperto. Qui ci andiamo a fare lo scollo. E questo qua adesso dovrebbe andare in asciugatura per almeno un giorno, se no non possiamo fare la pellicetta intorno. Una volta asciutto, ve lo spiego solo perché è impossibile farlo, andiamo a farci un rotolino di pasta bianca soft e lo andiamo a bucherellare come vi ho fatto vedere sul davanti. Ora, questo lo metto un po' da parte e la bellezza della diretta. Ce l'ho uno già pronto, già asciutto. Questo qua volendo lo possiamo dare pure più movimento, lo andiamo a mettere un po' più avanti, più indietro. E una volta messa la pelliccia tutta intorno, verrà così. Andate? Andiamo a mettere pure sul dietro. Più movimento diamo al vestito e al cappotto, più sarà bello. Una volta fatto questo, arrivato a questo punto, ci metto un po' in ordine, ci andiamo a riprendere 10 grammi di pasta sempre soft rosa sul bianco. Io già ce l'ho pesata, 10 grammi a braccio l'uno. E andiamo ad ammorbidire. Andiamo ad ammorbidire, togliamo le pieghe e vado a farmi un cilindro da una parte più sottile e dall'altra più doppia. Siccome questo qui è un cappotto molto largo, quindi la manica non deve essere stretta, andiamo ad allargare, quindi schiaccio un po' la manica sottostante, a metà mi vado a creare il gomito e poi mi porto un po' in avanti, pizzico sul davanti, farmi la manica che scende e alzo dietro, così mi vado a tirare il gomito e se vogliamo con un attrezzo ci andiamo a fare le pieghette. Questo è uno, facciamo l'altro.
questo e l'altro, così. Vado a farmi sempre preghe. Mi sono andato un po' più in fondo. E sì, qua li lasciamo asciugare. No, asciutti sono così. Prendiamo il nostro angioletto e io qua ho messo due secchini all'interno per dare più supporto. Vado di colla. E se io le ho messo in mano una stellina, voi potete mettere quello che volete, anche niente. E vado ad attaccarli. Così. Questo qua dovrebbe asciugare molto stretto. Volendo possiamo pure mettere un filo intorno, fargli stringere. E ora passiamo alle mani, ai guanti, anzi. Allora, ci andiamo a prendere sempre la soft classica. E ci andiamo a fare due palline. Saranno, sì e no, 5 grammi. Mi vado ad assottigliarmi un po' dietro, facciamo due gocce. E si vede. Oh. Sì. E gli vado a schiacciare. Così. Vado a tagliarmi il pollice. Uno e due. E vado ad arrotondarli, ad alleggerire il taglio. Mi vado a pizzicare un po' su dietro, creo il palmo e la nostra manina è fatta. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Questo non è colato. Sì, Robby, tranne la nuvola, il busto e il viso che è fatto con la classica, il resto è tutto soft. Ora, se riusciamo, mettiamoci un pezzettino di cadenti all'interno. Appoggiare la manina, quindi ci scordiamo di crollarla. Ora, come abbiamo fatto per tutto il vestito, ci facciamo
No, le manine non sono troppo grandi, dopo con l'asciugatura si vanno a ristringere un po'. E ci andiamo a mettere intorno al braccio, che dovrebbe mantenersi la pellicetta. Pellicetta in questo modo, e come abbiamo fatto, sempre vado a punzecchiare. Più puntini fate, più sembra veritiero l'effetto. Adesso questo colore, se rimane tempo lo finiamo dopo. L'importante è che avete visto l'effetto, come ottenerlo. Riprendiamo allora. Adesso mettiamo da parte, lo lasciamo asciugare. Prendiamo i nostri colori. Il viso che è asciutto. E con un pennellino io ho dato una leggera mano, no, non l'ho truccata molto, quindi prendiamo un rosa tenue, senza buttarlo, come ho fatto io, e dammi un pezzetto. Scarichiamo il colore e vado a pitturarmi, a sfumarmi la bocca. La stessa cosa la facciamo un po' sugli occhi, nella parte interna, per dare profondità. Dobbiamo essere molto delicati. Ricordiamoci che sembra un angioletto. E se vogliamo, con il pennello quasi pulito, andiamo a farci un po' le guance. Ora chiudiamo questi e un attimo. Okay. Infatti abbiamo fatto un macello. Riprendiamo il nostro corpo. Ci vogliamo un po' le mani prima. Vedete che il macello si crea sul tavolo? Si crea tutti, no? Vogliamo un po' le mani, se no andiamo a sporcare tutto di rosa. No. E andiamo a mettere la testina sopra. La testa, se abbiamo un pezzo per carne, non trovo. Vabbè, mettiamo una micro pallina bianca, se l'avete color carne, mettiamo sopra il collo, che fungerà da collante. E la vado a inserire, gli diamo una forma che più ci piace. In questo caso la voglio un po' far perdere un po' a terra, tutto di lato, e con del marrone
molto, questo è un po' scuro, lo vado ad chiarire un po'. Mi faccio un piccolo cono che sarà il mio sopracciglio. Volendo potete pure dipingerlo questo, a me piace dare un po' di tridimensionalità. E pongo di quella, ma pochissima. Andiamo lì. Questo è un passaggio che dovrebbe essere fatto con molta calma, ce lo facciamo andare bene lo stesso. Ora prendo il marrone e il braccio, bisognerebbe attaccarlo un po'. Prendiamo il marrone, questo è un po' scuro, lo vado a schiarire. Grazie Robby, poi aspetto tutte le vostre foto, vi raccomando. Vi raccomando, giocate alla lotteria. Tanto è gratis, è veloce, semplice. Perché non farlo? Mi vado a creare i ciuffi, invece mi vado a segnare delle lineette sul capello e lo vado ad attaccare. Facciamo un altro a fianco. Vado a fare la prima da due parti del capello, vado a riprendere i segnetti che un po' si sono persi. Adesso passiamo le ultime due cose, dobbiamo andare super velocissimi. Dobbiamo fare il cappuccio e le ali. Per il cappuccio riprendiamo la pasta rosa, la stendo in modo sottile.
sottile e mi vado a creare un cerchio. Creo il cerchio e taglio una parte. Ora riprendiamo il nostro angioletto e piego a metà, parte bassa, e lo vado ad incollare dietro e sopra la testa. A metterlo così, lo faccio aderire, metterlo un po' più indietro, è un po' grande, quindi vado a tagliare parte sottostante. Faccio aderire così in modo molto morbido. Questo ovviamente necessita di più tempo. Adesso riprendiamo la pasta bianca, ci facciamo un rotolino e lo andiamo a mettere intorno. Mettere intorno e ovviamente il cappuccio pure questa volta dovrebbe essere asciutto per fare questo lavoro, però ce l'andiamo, lo facciamo andare bene. E come abbiamo fatto per tutto il vestito, tutte le maniche, tutto, andiamo a bucherellarlo. Io ho solo 9 minuti, quindi mi devo sbrigare e vi devo ancora far vedere le ali. Per le ali prendiamo sempre la Nikron Soft e ce ne andiamo a stendere in modo molto sottile. Io non ho una formina a forma di cuore. In questo momento l'ho fatto con la carta, la sagoma. Voi se avete la formina, meglio ancora. Adesso andiamo a praticare un taglio. Questo qua sarà l'unico taglio che dobbiamo fare pulito, perché si vedrà sicuramente.
Questo qua lo divido a metà. E queste qua saranno le nostre ali. Queste, una volta asciutte, le mettiamo ad asciugare su un piano. Su un piano dritto, si curveranno da sole. Queste qui sono le nostre ali asciutte. Guardate, si curvano sole. Non c'è. Ora, per farle incollare, la giro dietro qui il cappuccio. Bisogna aggiustarlo un po', voi con un po' più di tempo dedicatecelo. Vado a mettere un po' di palla qui sulla schiena, prendo un rotolino di pasta bianca e la vado ad attaccare così. Poi metto la colla sopra e mi vado ad inserire le ali all'interno. Rotolino, qui ci vuole un po' più dopo. Se l'avete fatto sottile per me, non vi preoccupate, basta farne un altro. Farne un altro e lo andiamo ad aggiungere sopra. Con un pennello lo andiamo a schiacciare, questa è un'operazione molto delicata. Molto delicata. E usiamo la pasta in pratica come collante. Dalla parte esterna cerchiamo di non far uscire nulla. Se esce lo andiamo ad unire al resto. Io non so se ho ancora tempo. Ah, l'ultimissima cosa, la candelina. Se vogliamo fare interattivo il nostro angioletto non solo come un soprammobile, possiamo aggiungere, come ho fatto io, di questo la candelina. Per la candelina io ho realizzato la ghirlanda bianca, la ghirlanda bianca, e ne l'ho messa tutta intorno. Quindi la candela molto importante, non incollatela. Così la potrete cambiare. Vado a farmi un cerchio. Aspettate. Ciao Antonella, le iconi si trovano semplicemente dai cinesi, senza giri di parole. Sì, adoro le candeline, grazie, vorrei farlo subito. Vabbè, dai, mettiamola così, la candelina al centro, e una volta che le mani saranno asciutte e ben rette, mettiamo la stellina. Io la stellina semplicemente l'ho fatta con uno stampino che avevo. Ora, ok, e nel disordine sono stato nel tempo. Vi ricordo che c'è in corso la lotteria fino all'8 dicembre. Basterà condividere questa diretta e commentare con Natale in rosa. Il mio team vi assegnerà subito un numero sotto nei commenti. L'estrazione sarà l'8 dicembre.
Cosa c'è da dire più? Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questo progetto, partendo dalla mia famiglia, da tutti, da Imara, dalle mie colleghe. E un grazie particolare va a tutti voi che mi avete seguito. E se avete domande, commentatemi pure, io vi risponderò appena posso. E grazie, aspetto le foto e non resta che dare fuoco alle nostre candeline. Ciao, un bacio a tutti, buona giornata e seguite le altre dirette. Ciao ciao!